Questo playback, che poi la canzone è bellissima. E qui si rincorrono tantissime leggende, tantissimi aneddoti per la nascita di questa canzone. Sembra che addirittura sia stata scritta da Mogol mentre andavate in aeroporto, oppure la prima... No, andavamo in sala di incisione, è vero. La musica l'ho fatta io in cucina con mia mamma che cucinava le patate. In cucina perché l'ambiente rimbombava con le piastrelle, io cantavo spesso con la mia chitarrina, che era una Carmelo Catania, una chitarra fatta in Sicilia, molto buona ma modesta, avevo pagata mi sembra 8.000 lire. E con questa chitarra nera col cerchietto bianco intorno al buco, mi ricordo che andavo nel gabinetto, mi mettevo là e cantavo perché rimbombava, c'era un po' di riverbero. E mi sembra che tu avevi dedicato al compleanno di tua sorella, mi sembra, questa canzone. Ma l'avevo fatta un po' per mia mamma, e anche per la sorella. Poi l'amico Andrea Lovecchio, che è diventato poi un grande autore di canzoni per Mina insieme a Cesare Shapiro, me l'ha un po' aggiustata la musica, e poi Mogol ci ha messo il testo, si era dimenticato di farlo, e quando stavamo andando in sala di incisione a Milano, a Piazza Corvetto, nel tratto che è durato 40 minuti di strada, lui guidava e io scrivevo su un foglio di carta le parole che lui mi ha dettato. Ma siccome è un uomo geniale, veramente un genio, anche guidando la macchina nel traffico di Milano è riuscito. È vero che Mogol aveva una Renault 4, la prima volta l'avete cantata in questa Renault 4? Verissimo, io aspettavo all'inizio quando arrivò Mogol, io aspettavo una Jaguar, un Ferrari, lo immaginavo come un divo. Lui arrivò con una Renault anche un po' arrugginita, scassatissima, si dice. È un po' arrugginita anche, sì, tenuta all'aria aperta, non in garage. Io guardavo questi particolari con il cambio a stantuffo, la Renault 4, però devo dire che quella macchina è particolarmente in, come il maggiolino. Io ho avuto 10 maggiolini nella mia vita e ho amici come Alan Frankel, che è stato produttore di Napoli Centrale ed è un mio caro amico, economicamente sta molto molto bene, eppure lui va in giro con i suoi cani, che sono dei pastori maremmani, ha un castello nel Molise, a Montenero in Valcocchiara, e anche lui ancora ha un rudere e ama moltissimo questa Renault, che tra l'altro mi è capitata pure a me un paio di queste Renault tra gli anni 67 e 70, perché a me sono sempre piaciute le due cavalli. Io non sono uno da Ferrari, certo. Mi piacciono i fuoristrada e queste macchine un po' strane come la due cavalli. Al contrario del tuo grande amico Little Tony, no? No, lui è un amante delle grandi macchine sportive, io lo rispetto. Infatti ricordo che una volta eravamo a fare un'ospitata 15 anni fa a Miss Italia e io lo portai con la mia macchina a diesel e lui dormiva. Gli ho detto: ma perché dormi? Perché io, se non sento 24 valvole del Ferrari che sfarfallano... un grande ferrarista, Tony. Era dormiva, perché dice che il diesel lo faceva dormire, capisci? Senti, invece, secondo te il grande successo di Lacrime sul Viso, il primo arrangiamento che fu fatto al maestro Gianni Marchetti, no? Bravo, un bel arrangiamento, devo dire. Tutto a base di archi, proprio tu prima hai parlato dei violini, sì, Sanremo, perciò questo fu un arrangiamento fatto molto con la base di archi, ma ci fu l'idea del banjo. Sì, quello è sempre di Marchetti, sempre non di Micocci, veramente. Ma forse anche di Micocci, ora non ricordo, il grande Vincenzo, che è l'uomo che mi ha scoperto e che è una persona eccezionale, è stato per me come un papà, mi ha tante volte cercato di mettere sulla buona strada, ma io sono un po' un casinaro, non ho seguito. Se avessi seguito, lui mi parlava sempre, quando avevo 20 anni, di Bob Dylan, ma io vedevo solo Elvis. Invece adesso ho tutti i dischi, tutti i DVD di Bob Dylan, lo considero non solo un grande compositore, ma anche un grandissimo cantante, perché non è un fatto vocale, certo non è Pavarotti, ma come Tom Waits, come tanti altri, hanno delle voci graffianti, ma particolari. E Micocci già era avanti di 40 anni, perché me lo diceva sempre il signor Micocci, io ancora lo chiamo con lei, perché ho sempre il ricordo di quel giorno che io andai ad accompagnare Andrea Lovecchio, la ricordi, ero nella stanza della segretaria del dottor Micocci e io strimpellai un pezzo di Elvis, lui aprì la porta, tutto elegante, molto alla pariolina, vestito tutto proprio un doppio petto
color beige, e mi disse vieni dentro, e poi mi propose un contratto. Certo. E poi fu il contratto col quale io andai giustamente a Sanremo. Questa canzone, Bobby, fu anche in qualche modo al centro di una controversia per quanto riguarda il diritto d'autore, se non sbaglio. Beh, questo sai, meglio non parlarne più di tanto. Diciamo che non voglio accusare nessuno, ma mi dissero che avevo l'età non adatta, perché dicevano che a 18-19 anni non potevo firmarla, e mi convinsero a farla firmare a un altro personaggio, ma sono cose brutte. Io ho perso tutto da quei vantaggi, diciamo, di autore, ma il tempo ormai è passato e non mi piace neanche ricordarlo. Va bene, allora andiamo per... Allora diciamo cosa ha ispirato un po' questa canzone. Questa canzone ispirò For Your Love, che è una che fu incisa pronto in inglese, no? Con questo titolo. For Your Love, I Wait a Lifetime. Questa la cantò il grande Frankie Lay, recentemente scomparso. Una grande voce, la cantò benissimo. Però io ero giovane, piacevo alle ragazzine, avevo questo vocione un po' sproporzionato per i miei 62 kg. E questi contrasti fecero sì che io arrivai a vendere 9 milioni di copie in tutto il mondo, e quindi penso che questa canzone Frankie Lane non ha avuto la stessa fortuna, anche se l'ha cantata molto meglio tecnicamente, era già un uomo di 40-44 anni con una grande esperienza alle spalle. Certo, e poi nasce naturalmente da questa canzone un grande film, anche uno è cosiddetto musicale. Il film fu un film girato a Napoli in 21 giorni, ma bianco e nero, e l'amore con cui è stato fatto dagli autori, dai registi, era una specie di crociata, tutti quanti si girava di giorno e di notte perché bisognava uscire, che sto successo del disco imperava, e le scene d'amore si facevano alle 6 di mattina, e girava nella produzione tutte le cucume di caffè, le bialetti a 8 tazze, e eravamo tutti non cocainomizzati, caffeinamezzati, cioè tutti con gli occhi sbarrati, scene d'amore con gli occhi rossi. Con un grande Nino Taranto, tra l'altro, questo film. Grande, grande, per me era come un zio, mi stava sempre vicino con la sua ironia, mi dava dei consigli. Poi io a Napoli ho sempre avuto un grande seguito, e tuttora l'ho, e quindi andavamo a fare gli spettacoli per Napoli, nei locali, anche alla piscina Scandone, e lui era sempre vicino a me perché io ero l'astro nascente, ma lui era una cosa consolidata nell'affetto del pubblico napoletano. Bobby, senti, un'altra cosa, qual è il festival a cui sei rimasto più legato?